Dottor Roberto Cosentino, medico chirurgo specialista in reumatologia, presso il Centro, Prevenzione Donna di Terni. Dottore, le chiediamo quali sono le domande più frequenti dei pazienti, riguardo alla reumatologia. Una delle più frequenti è la differenza fra artrite e artrosi. L'artrite è una malattia infiammatoria delle articolazioni. Poi abbiamo l'artrite reumatoide, l'artrite sieronegativa, l'artrite psoriasica, l'artrite reattiva. Mentre l'artrosi è una malattia degenerativa della cartilagine, è dovuta all'usura della cartilagine, quindi non è infiammatoria. Uno effettua gli indici infiammatori classici, saranno negativi perché è una malattia non infiammatoria. Sia nel caso dell'artrite o dell'artrosi che nel caso dell'osteoporosi è possibile fare prevenzione? Nel caso dell'osteoporosi sì, perché dalla normalità dell'osteoporosi abbiamo vari stadi, c'è lo stadio intermedio che è l'osteopenia. In quel caso, poiché l'osteoporosi è prettamente femminile, le donne dopo la menopausa, dopo 3-4 anni, dovrebbero fare la MOC, cioè la densitometria ossea a livello lombare, a livello femorale, e in quel caso perché viene quantizzata l'eventuale osteoporosi, quindi si blocca in tempo e può anche regredire con i farmaci a nostra disposizione oggi. Per quanto riguarda l'artrosi e l'artrite, no, la cosa che si può fare è prendere le malattie all'inizio, cioè appena ci sono i primi sintomi, allora rivolgersi allo specialista adeguato, fare gli esami ematochimici strumentali e prendere le malattie all'inizio e quindi curarle. Sia in caso di patologie legate alle articolazioni o alle ossa, è consigliabile sempre fare sport? Sì, è sempre consigliabile fare sport. Sia perché le articolazioni devono stare sempre in movimento, perché sono come delle porte, se una porta non si apre mai, poi va sfondata, non si riesce ad aprire. Così anche l'articolazione, se un'articolazione non viene mossa per un tot di tempo, poi è difficile muoverla. E poi lo sport è utile perché determina uno sviluppo delle masse muscolari che sostengono lo scheletro, quindi è sempre utile fare sport, in qualsiasi tipo di malattia. Grazie per questi preziosi consigli. Prego.